amici, bentornati in nostra compagnia. Il viaggio in Molise di oggi ci porta a Riccia in occasione dell'undicesima edizione del Presepe Vivente. Riccia e Betlemme per una notte. Rimanete con noi per vivere più da vicino il mistero dell'umanità. Salvatore Moffa, presidente della Proloco di Riccia, una mostra, una rassegna di alberi di Natale, un vero e proprio concorso giunto alla settima edizione, un albero a regola d'arte che rappresenta un punto d'orgoglio per la creatività, per l'estro che tutti i riccesi hanno espresso con queste opere. Sicuramente siamo arrivati alla settima edizione e, diciamo, di questo concorso riservato sia alle singole persone che alle associazioni e alle scuole. Abbiamo due gruppi, associazioni e scuole, e poi un gruppo costituito, diciamo, dalle singole persone. Siamo arrivati alla settima edizione e anche quest'anno, diciamo, è riuscita una manifestazione e un concorso perfettamente riuscito, grazie anche all'impegno di Marisa Spallone e Arianna Manocchio. In questo devo ringraziare anche chi è che precedentemente ha curato questa rassegna, questo concorso, nella persona di Mauro Cugini, che quest'anno, diciamo, non ha potuto partecipare per motivi personali. E abbiamo allestito questi splendidi alberelli nel numero di 21, in questo bellissimo scenario del chiosco, diciamo, dei frati Cappuccini, degli ex frati Cappuccini, attualmente, diciamo, come alloggio per gli anziani. È una manifestazione che ci onora ed è motivo di orgoglio non solo per Riccia, ma per tutti i partecipanti e per, diciamo, le persone che esprimono la loro creatività nelle opere che qui possiamo ammirare. E siamo con Marisa Spallone, segretario della Proloco di Riccia. Siamo nel chiostro dell'ex convento dei padri Cappuccini del paese, che anche quest'anno ospita la rassegna degli alberi di Natale, un albero a regola d'arte, giunto quest'anno alla settima edizione. Una gara di alberelli, di alberi realizzati dalle associazioni, dagli appassionati, dalle scuole, dagli studenti, insomma da parte di chiunque. E che rappresentano temi, valori, motivi, eventi storici. Sì, questa è arrivata la settima edizione del nostro concorso e ogni anno ha migliorato sia nell'esposizione dei lavori che nella realizzazione di tutta la manifestazione. E ogni anno chiunque partecipa al concorso è libero di scegliere un tema. E ci sono temi, diciamo, tra virgolette, più leggeri e temi anche di attualità. Non so se avete visto prima, facendo la carrellata dei lavori, temi attuali, quindi anche qualcosa che riguarda proprio la vita quotidiana, che in questo momento ci turba anche, tra virgolette, per le cose che succedono. Dallo sport ai giochi alla natura, addirittura agli sbarchi dei migranti, fino al problema dei tumori al seno, la lotta appunto contro le malattie, alberi ancora più stilizzati, alcuni volti tutti alla prevenzione dell'ambiente con il riciclo della carta. Sì, il riciclo della carta, di tanti materiali, di stoffe, di materiali naturali, tutto ciò che si può recuperare in questo momento che siamo saturi di tutti questi materiali anche nelle nostre case, vengono utilizzati per fare questi lavori, che vengono veramente molto belli. Quindi tutela dell'ambiente, storia, fatti di attualità. Quest'anno quanti alberi avete in mostra? 21 alberi, ci sono alberi fatti da persone singole, da associazioni, e magari da gruppi e molti gruppi scolastici. Questo ci ha fatto molto piacere perché i ragazzi hanno la possibilità di esprimere la loro creatività, la loro fantasia, ed è un bel modo per mettere in pratica anche manualmente quello che sanno fare, che hanno molte capacità. Come è nata l'idea di questa mostra? Questa mostra è nata dall'idea che
Riccia in questo periodo, diciamo, volge tutta la propria attenzione al presepe vivente, che è una manifestazione importantissima e molto sentita. Però volevamo, ecco, abbinare qualcosa che potesse andare, diciamo, da quello che è la cosa sacra del presepe a qualcosa di più allegro, di più creativo. E abbiamo pensato di realizzare questa manifestazione, che è stata all'inizio curata da Mauro Cugino, che quest'anno purtroppo non ha potuto prendere parte all'evento e ha chiesto a noi Proloco, insomma, di prendere parte e non fare in modo che non si perdesse, insomma, questa manifestazione, di farla andare avanti. E dobbiamo dire che il responso è stato buono anche quest'anno. In Tuno lavori dunque per raccontare il Natale in tutte le salse, in tutti i colori, in modo trasversale. Qual è la novità di quest'anno? Beh, diciamo, la novità di quest'anno è che abbiamo innanzitutto alzato un pochettino i premi che ci sono, che poi alla fine sono premi che sia i singoli che i ragazzi possono utilizzare per comprarsi materiali, cose scolastiche, cose che possono servire. E poi, niente, dare il modo di stare più tempo insieme, ecco, perché dopo la manifestazione e la premiazione ci sarà anche un film, ve l'ha trasmesso, di Charles Moulin, che ci fa molto piacere, e quindi, ecco, abbiamo unito queste due cose per far sì che la manifestazione prendesse ancora più corpo e ci fosse ancora più gente che viene, insomma, sia a vedere il film che a vedere i nostri alberi. Tutto questo è in programma per l'8 gennaio prossimo. Sì, l'8 gennaio alle 18, sempre qui, perché questa struttura ci accoglie dal primo anno, e festeggiamo tutti insieme la fine delle feste e gli alberelli. E sono con Maria Finelli, che fa parte degli organizzatori del presepe vivente di Riccia. Riccia e Betlemme per una notte. Suggestione, colore, una scenografia mozzafiato. Siamo in una location particolare, la chiesa del Beato Stefano, dove è stata allestita la corte di Erode. Sì, quest'anno abbiamo deciso di cambiare un attimino la location. Quest'anno abbiamo trasportato la corte di Erode qui, dove questo scenario architettonico non poteva che valorizzare questa scena. Tanti figuranti, perché la corte di Erode è una festa, è un baccanale, è un momento di gioia, è un momento in cui si incontrano tutti i cortigiani e quindi stanno festeggiando, bivaccando e godendosi le danze delle ragazze, che effettivamente fanno danza del ventre facendo parte di una scuola di ballo. Parti e ruoli, come li avete decisi? Allora, per quanto riguarda Erode, ci siamo ispirati a delle monete ritrovate nella Giudea che rappresentavano effettivamente Erode, e abbiamo cercato di trovare il personaggio che somigliava di più alla fisionomia, naturalmente ritrovata su queste monete, ma si sa che all'epoca comunque si tendeva sempre ad abbellire il personaggio. Per quanto riguarda invece gli invitati, sono vecchi partecipanti del presepe che, diciamo, a rotazione li facciamo un anno in una scena, un anno in un'altra, giusto per cambiare e per vivacizzare un pochettino il tutto. Nell'antica Galilea di oltre 2000 anni fa era consolidata già la tradizione e il sapere dell'architettura, della lavorazione della pietra, della carpenteria, ciò che voi avete voluto ricreare in quest'angolo di Riccia. Verissimo, allora diciamo che fin quando è esistita una società, una comunità, la parte architettonica è sempre esistita, perché all'inizio era un discorso domestico, quindi casa, abitazione, poi man mano con l'evoluzione della società stessa si è andato ad ingrandire il progetto fino alle grandissime strutture che comunque conosciamo tutti. Noi quest'anno abbiamo cercato di rendere particolare la scena degli architetti, nel senso che è vero che loro progettano, però sono collegati ad altre due scene, quindi la scena dello scalpellino e la scena dei carpentieri. Per quanto riguarda la scena degli architetti, abbiamo cercato di trovare, studiare strumenti utilizzati all'epoca, che nonostante la primordialità effettiva dello strumento, comunque riuscivano ad avere una certa precisione che è palese vedendo che delle strutture sono in piedi ancora oggi.
Abbiamo qui delle pergamene, abbiamo degli stiletti con cui lavoravano, degli strumenti, il regolo, gli squadri, i compassi. Diciamo che per un pochettino abbiamo dato l'illusione di progettare un qualcosa anche di effimero, però abbiamo cercato comunque di rendere la scena il più verosimile possibile. E dunque in una complementarietà di scene avete ricreato quest'arte così antica. Come avete guidato i figuranti? I figuranti sono stati edotti su quello che era il lavoro vero e proprio, anche in un discorso di collaborazione con le altre scene, in quanto vero che esisteva il progetto, ma anche vero che bisognava comunque trovare del materiale e poi effettivamente costruire. Nell'antica Roma il discorso cantiere era molto complesso, era articolato ma era anche alquanto preciso, infatti è arrivato a noi fino agli inizi del Novecento quel metodo di lavoro. Poi vabbè, con l'avvento delle macchine si è tutto rivoluzionato, però diciamo che questa complementarietà tra le tre scene c'è, esiste e lavorano di concerto.